Zipper, abbiamo anche un box. Abbiamo. Infatti volevo dire che per chi dice che nasca il box riservato, confermo, anche al Zipper. Qua non so come si mette a fuoco, ma insomma per farvi capire che è Zingaro soprattutto al box. Allora gli schiavi dove sono qua? Dai, oh, che casa, dai, comanda qualcuno, via, sposta la moto. Comunque è interessante immaginare come si veste un pilota del DD. Infatti. Adesso a parte tutto. A parte tutto, Mi volete proprio vedere. Cosa devo fare? Stranudo, cavolo. Oh. Oh. Vabbè, fai tutto te, insomma. No, adesso aspetta. Adesso. Calcio è stato tutto. No, l'ho detto, guarda. Bravo, bravo, Eva, bravo. Te usi i calzettoni così lunghi? Per far scivolare meglio tutto. Allora, bisogna di una mano tirarmi su. Dietro. Il murale. Io cosa devo fare? No, devi tirarmi su bene sotto. Ah, sotto il culo. Vai, boh. Ok? Più tiro. Allora, già stato. Al B. Tira, più su. Ok, posto. Così, bomba. Vai, tutta. Tutta. Ok. Sei ma pronto a tirare su una cosa? L'ho visto qua? Sì, sì. Sì, sei posto. 3, 2, 1, via. Sono uscito. No, Albi, mi sono perso la faccia tua. Aspetta, rifacciamola, rifacciamola. Ciac, ciac, ciac. Seconda, buona. Vai nella prima. Vale. Non avevi. Oh, mio Dio. Partirò. Siamo carichi. Siamo pronti a girare e a fare un disastro oggi. Oh, non fate fenomeni. Io ho paura a passarlo. Non so se mi vede. Puttana come viaggia. Bastardi, mi fanno passare per poi sverniciarmi, lo so già. Pezzi di merda. Dove cazzo vanno? Ma si taglia di là, veramente? Sono fuori di testa! Coglioni. Ma voi siete fuori di testa come tutti uno e l'altro. Voi siete fuori. State bene. Oh, io c'avevo paura a passarti perché non so se vedi dietro, capito? Ah, no, t'avevo visto che sei. Non volevo farti l'entrata, assassino. Vabbè. Allora, voi due siete due malati di mente. Finire. Io non vi voglio avere dietro, ve lo dico. Loro due. Guarda che tranquillità, è cioè, tutto, guarda, sotto controllo. Guarda, tutto sotto controllo. Tutto sotto controllo. Un altro, ma siete esplosi qua? È tutto sotto controllo, guarda. Allora, praticamente qui li facevo da tappo, soprattutto. Ok, tappo, no? Tappo, tappo, tappo. Guarda, guarda, guarda. Guarda adesso. Oddio! Puttana, che volo! Ma cannonato! Ma cannonato! Cioè, ti sei chiuso il davanti, l'hai beccato, lui ha fatto un high side. No, ma anche noi non a passare, diciamo le cose come stanno. Abbiamo fatto tutto il turno così, tutto il turno così, quindi mi aspetto. Lì andavo un pelo meglio, lui è arrivato lungo, ho detto, vabbè, mi lascia passare. Vado dentro, vedo una moto che era così, fa così. Cioè, tiro dentro, cosa faccia? Che legnata. Però un pezzo ti ho preso là, sì, là, ti ho preso, là l'ho preso, l'ho tirato ma via. Come mi hai lasciato? Come mi hai lasciato? Porco tu mi hai preso. Sei tu, sei stato tu il cameraman. È stato lui. Sei tu. Guarda, guarda dentro! Non butta fuori! Dentro, vai! Vanno indietro 20 secondi, per favore, dentro! È difficile così andare dentro nel rettilineo, eh! Oh! Sei un campione, sei! Oh, che medaglia hai vinto così? Oh! Troppo difficile, troppo difficile, troppo difficile! Vabbè, però, dai, a parte quello, ci sono stati. Io voglio, è passato sull'erba a momenti. Sono totalmente fuori di testa. Comunque ho messo la tuta la battaglia perché so già come va a finire. Io ho paura di voi! Bastardi! Dove cazzo vado? Vai dove? Quanto va più forte? Sono 20 kg in meno quello là.
dopo. C'è un turno in cui non li trovo nel muro tutti e due. Siamo al completo oggi. I cretini sono tutti qua. Sei vivo? Io non ho visto cosa è successo, ti ho visto solo parcheggiato nel muro. Oh, ti sei perso una roba, ti sei perso. Minchia. Beh, allora, voi siete la prova che si possono fare robe assurde e non farsi male, perché, cioè, se non sei morto lì e non sei morto lì, solo io sono riuscito a farmi 5 ossa con una pita e 40 all'ora. Tutti qua oggi. Questa? Gomma nuova? Ma davvero? Che responsabilità. Madonna, ragazzi, non mi ricordo neanche come si guida il motardo. Quanto hanno forte sti bambini, porca! Oh, oddio, l'ha lanciata, oddio, è vivo. Che figata! Mi ero dimenticato di quanto facesse male alle braccia. Madonna! Scendere dall'ovale e salire lì è stato uno dei traumi più grossi della mia vita. Cioè, no, non so te se sei mai sceso da una di queste e salito lì. Guarda, da questa a questa non è... ce la puoi fare. Dall'ovale, che è proprio totalmente diversa, che fai... Sembri incapaci di andare sì, in moto. Sì, no? Ci ho messo 3 giri solo a toccare il ginocchio. E Michi, poi ti vedi i bambini quelli che ti hanno quei motorini che ti senti arrivare da dietro. Allora, innanzitutto come si butta giù? Prendo da qua? No, così. Così? Minchia, sono un pilota. Devo dar gas? Ok, adesso tira da su. No, vai giù ancora? No, vai giù tutto qui, piano. Vai giù piano. Non va. Ok, adesso vai su, metti la punta. Vai, da lì puoi andare. Minchia! Devi andare giù. Sì? Qua vedi che... E io cosa ho fatto? Putta! Dai! Allora, dato che questa stronza di pedalina non funziona, ho trovato il modo per accenderla. Quando non va con le buone, ci andiamo con le cattive. Cioè, voglio dire, la mini GP, la pedalina l'ho staccata perché mi dava noia. Yuppie! Certo, raga, che scendere da una moto e salire sull'altra, cioè passare da ovale a motard a pit bike, che è praticamente la pit bike è un motard lavato a 90 gradi. Quanto che forte sta Bucci, oh! Prima ero dietro ad Andre. Madonna! Bella! Ok, adesso ho imparato veramente come si fa. Mamma! Guarda! Sono un pro! Ci provo, adesso lo faccio! Così no? Oddio, non mi ricordo già più. Così! L'ho presa così. Arco 2!
Te i tuoi cavalletti di merda. Ok, ce l'abbiamo fatta. Sai che hanno appena inventato quelli che metti e schiacci? Vanno... No, è una novità di adesso, giugno 2020, Sì, sì. Sì, è un brevetto nuovo, cioè. Ti mando il link poi. Piove? Che bello, che strano, non piove mai. Porca.